Bene, buonasera a tutti, spero che mi sentiate, vedo che ci sono un po' di amici come al solito in background sulla diretta e poi ci sono anche un po' di persone su YouTube. Allora, grazie, questa sera riprendiamo il nostro cammino andando a affrontare quello che sarà un viaggio veramente molto lungo, ma allo stesso tempo estremamente entusiasmante. Perché dico questo? Perché stiamo per approcciare la seconda sinfonia del nostro Gustav Mahler. Personalmente è una delle composizioni di Mahler che apprezzo di più e che mi emoziona di più. E quindi direi, visto che le cose sono veramente tante, ringrazio anche alla regia Romeo che ha già condiviso la slide. Cominciamo e cominciamo. Eccoci qua. Cominciamo con una frase che Mahler ha raccontato sull'esperienza compositiva ad un suo conoscente proprio parlando del come è arrivato a concludere la composizione della sua seconda sinfonia. È così che tutto avviene sempre in me e soltanto quando vivo davvero qualcosa che creo, ed è soltanto mentre creo che vivo davvero qualcosa. Ma che cos'è dunque questa seconda sinfonia che ci impegnerà questa sera? La seconda sinfonia è un viaggio immenso che possiamo definire drammatico, intenso, profondo, che ci porterà dal buio alla luce, un cammino che via via conduce verso il paradiso, una composizione cardine che indaga ed incarna da una parte le ragioni più oscure dell'anima, dell'espressione umana, e dall'altra parte quelle più luminose, più tendenti all'alto, diremmo alla trascendenza, alla leggerezza, al cristallino. È composta in cinque movimenti ed è una sinfonia colossale perché dura più di 80 minuti. Avrà un primo movimento molto drammatico di circa 20-22 minuti, al termine del quale Mahler prescrive, pensate un po', in partitura almeno 5 minuti di silenzio. Seguono poi tre movimenti brevi che incarnano tre regioni dell'espressione umana. Un leggero andante che neutralizzerà la drammaticità del primo movimento, potremmo dire la leggerezza, un movimento caustico, scherzoso, che incarna l'ironia, potremmo dire il sarcasmo, un breve lied caratterizzato da un candido lirismo e poi l'immenso quinto movimento di circa 35 minuti, una sinfonia nella sinfonia, che contiene il definitivo, immenso e struggente viaggio verso la luce. Ma prima di passare agli aspetti dell'ascolto e l'analisi della partitura, per quanto sarà possibile, per quanto è la mia competenza, è innanzitutto importante dire che oggi può essere faticoso immaginare come un'opera così strutturata, così lunga, possa essere stato il frutto in realtà di un periodo molto articolato e travagliato del compositore. Infatti sono passati bene 6 anni tra i primi abbozzi del primo movimento e il completamento definitivo del maestoso finale. Ora, proprio perché sono 6 anni di vita molto significativi di Gustav Mahler, come fatto il mese scorso parlando della prima sinfonia, dedicherei molto velocemente, cercherò di andare veloce questa prima parte del nostro incontro a contestualizzare la figura di Mahler e la sua evoluzione in questi anni. Abbiamo lasciato Mahler nel 1888 come un giovane direttore d'orchestra austriaco, in realtà boemo, di origini ebraiche. Ha 28 anni e si sta facendo strada decisamente nel panorama musicale come direttore. È stato già direttore in molte località, alcune anche abbastanza importanti come Kassel, Praga, la stessa Lipsia, distinguendosi sempre come un interprete particolarmente
particolarmente vulcanico, meticoloso ed innovativo. Ha completato e pubblicato con successo i Dry Pintos, che era quell'opera comica basata sui frammenti inediti di Carl Maria von Weber, l'abbiamo raccontato la volta scorsa, ma è anche un compositore di opere sue, pochi lo sanno, perché è un compositore saltuario, scrive solo quando non dirige e quando vive tormentate passioni amorose. Oramai si è messo così in luce come direttore nel mondo asburgico tedesco che gli offrono la direzione generale del Teatro dell'Opera di Budapest. E in quello stesso 1888, quando Mahler ha concluso la sua prima sinfonia che dirigerà, come abbiamo detto, l'anno successivo proprio a Budapest con un grande insuccesso, dicevo, in quel 1888 l'inchiostro non si è ancora asciugato su quella partitura che ne concepisce direttamente un'altra, portandola rapidamente a termine in quei mesi, mentre se ne va da Lipsia per Budapest passando da Praga. Questa composizione, questa volta è in do minore, avrà per 5 anni una esistenza indipendente, ovvero come poema sinfonico dal titolo Totenfeier, spero di averlo pronunciato giusto, ovvero Rito funebre, che Mahler ha ripreso da un poema epico dello scrittore polacco Mickiewicz. In una lettera di quegli anni dirà che in quel brano ha condotto a morte l'eroe a cui alludeva nella prima sinfonia che appunto in una prima fase venne chiamata da lui il Titano. Questo rito funebre è un altro risultato della fine di quel rapporto amoroso estremamente travagliato con Marion von Weber. Completata a Praga nell'agosto dell'88, la partitura resterà a lungo fra le sue carte. Il musicista è infatti oramai divenuto direttore generale con compiti sia artistici che amministrativi al Teatro di Budapest, ha ormai troppi compiti e così poco tempo per dedicarsi alla composizione. E in questi anni a Budapest, a partire da settembre dell'88, come direttore plenipotenziario appunto, Mahler raccoglierà tante critiche ma anche moltissimi riconoscimenti. E la sua interpretazione, ad esempio, del Don Giovanni farà affermare a Brahms, che in quel giorno era casualmente presente a teatro, che quel giovane gli ha finalmente fatto capire l'opera di Mozart. Brahms in quegli anni a seguire appoggerà fortemente Mahler come direttore ed è lo stesso Brahms che qualche anno prima lo aveva invece bocciato criticando pesantemente una sua prima composizione, Das Klanget Lied, in occasione di un concorso di composizione. A Budapest, questa è un'altra figura molto importante per il nostro Gustav Mahler, a Budapest ritrova Natalie Bauer-Lechner, che è una violinista ed era una sua compagna di studi ai tempi del conservatorio a Vienna. Natalie ha divorziato da qualche anno, nel 1890 scrive a Gustav per annunciargli una visita a Budapest, erano tantissimi anni che non si vedevano. Mahler le risponderà: come vedete abbiamo totalmente tante cose in comune e in particolare gli amici che i nostri cammini avrebbero dovuto incrociarsi già da tempo. Ci siamo già conosciuti, ora sono curioso di sapere se rimarremo in silenzio o ci parleremo. I due si parleranno moltissimo e non soltanto durante quella breve visita a Budapest, ma per i 10 anni successivi. Il loro rapporto fu un rapporto di pura amicizia, anche se in Natalie a un certo punto si trasformerà in un sentimento ben più forte, ma Mahler non se ne accorgerà, non la corrisponderà. I due vivranno appunto confidenze, sensibilità e profonda condivisione, soprattutto nel periodo estivo, nel periodo delle feste. E perché diventa importante questa figura? Perché grazie a le sue doti di comprensione
e soprattutto alla sua raccolta di memorie, oggi noi abbiamo pubblicati anche aneddoti, idee, opinioni del Mahler, e senza di lei sarebbero stati dimenticati per sempre. Nel 1891, andiamo via veloci, Mahler lascia Budapest per il Teatro dell'Opera di Amburgo. Qui è esonerato da ogni tipo di responsabilità dal punto di vista amministrativo e può dedicarsi interamente invece alla direzione musicale. Questo nuovo incarico potrebbe sembrare ai più distratti meno prestigioso del precedente, ma in realtà l'Opera di Amburgo nel mondo tedesco, musicale tedesco, è una delle più importanti istituzioni. Gode innanzitutto di una gestione finanziaria molto sana, Mahler avrà anche un ottimo stipendio all'epoca, è dotata di orchestrali e cantanti di assoluto primo piano e soprattutto attira un pubblico numerosissimo fatto da persone competenti ma anche da ricchi borghesi e finanzieri, quindi è una vetrina per potersi ulteriormente mettere in mostra o in evidenza. La sua attività come compositore sarà di nuovo penalizzata e ridotta perché gli impegni come direttore saranno veramente tantissimi, si parlano di oltre 100-150 concerti a stagione, quindi praticamente una sera sì o una sera no. Solo a partire dal 1893 le lunghe vacanze che gli sono state concesse gli permetteranno di cominciare a consacrare ogni estate proprio alla composizione, che rimane uno dei suoi pallini, e così facendo comincerà a prendere pienamente coscienza della sua doppia natura di compositore e di interprete. Ad Amburgo Mahler conquista immediatamente l'ammirazione del pubblico e degli addetti ai lavori, e in particolare tra questi molto molto significativa è la stima che avrà da parte di Hans von Bülow. Hans von Bülow è il grande maestro, il grande geniale direttore del Tristan di Wagner, interprete wagneriano, considerato a quell'epoca il papa della musica tedesca. In una lettera a sua figlia, il buon Bülow parla dell'arrivo ad Amburgo di un direttore d'orchestra di prim'ordine, si chiama Gustav Mahler, un serio ed energico ebreo da Budapest, che lui giudica al pari dei più grandi. Bülow è già abbastanza in tarda età, abita ad Amburgo, dirige diversi concerti sinfonici e Mahler, quando è libero, le sere che è libero, va ad ascoltare le sue esibizioni. Mahler si prende forza, gli scriverà nel settembre del 1891 chiedendo di potergli far ascoltare delle proprie partiture. Bülow era conosciuto anche come scopritore di talenti, uno per tutti Richard Strauss, che fu uno veramente dei suoi più importanti adepti. Bülow lo riceverà dopo pochi giorni e mentre il giovane Mahler gli suona al pianoforte il suo rito funebre, ben lontano dall'estasiarsi, il maestro fa delle smorfie, si tappa le orecchie e prima di formulare la sua disapprovazione esclama: «Se ciò che ho ascoltato è musica, allora di musica non capisco più niente». Bülow, allievo di Liszt, marito della figlia di Liszt, Cosima, quella Cosima che poi lo tradirà per Wagner, veramente stiamo parlando di un personaggio fondamentale della musica classica, della musica sinfonica e operistica di quell'epoca. Chiunque al posto di Mahler sarebbe sprofondato in un profondo sconforto, egli invece deciderà di impegnarsi da solo e di rimboccarsi le maniche. C'è anche una famosa lettera che Mahler scrive a Strauss: i due si conoscono, sono più o meno coetanei e condividono spesso tante cose. 8 giorni fa Bülow ha rischiato di esalare l'ultimo respiro mentre gli suonavo l'ultima delle mie opere. Ah mio Dio, la storia del mondo potrà certo continuare senza le mie opere.
probabilmente si deve attribuire questa reazione del grande maestro alla sua leggendaria intransigenza, rudezza e irascibilità. Nei fatti, se lo contestò e lo criticò in quell'occasione come compositore, Bulow non smise mai di manifestare invece a Mahler grandissima ammirazione ed affetto per le sue doti di direttore, arrivando persino a cedergli la sua bacchetta durante diversi concerti al quale il giovane Mahler assisteva tra il pubblico, quindi un grandissimo onore. Nell'estate del 1893, come abbiamo detto, finalmente Mahler ha un lungo periodo di ferie e dopo un'estenuante stagione si sistema con la famiglia, con le sorelle, con i fratelli e l'amica Natalie sulle sponde dell'Attersee, nel paese di Steinbach, ad est di Salimburgo. Questo è il luogo ideale, calmo e ritirato, che lui consacrerà in futuro come il posto dove potrà comporre finalmente in pace. Progetta dunque scrivere una sinfonia, e stiamo arrivando finalmente a questa seconda sinfonia in do minore, recuperando innanzitutto il rito funebre, la Totenfier, che aveva abbandonato oramai 5 anni prima. Compone un andante, un Ländler, a partire da altri schizzi che aveva via via tenuto nel cassetto. Scrive il Lied, la predica di Sant'Antonio ai pesci, dai Knaben Wunderhorn, e da questo Lied ricava quello che diverrà lo scherzo della sinfonia, la cui sostanza musicale è sostanzialmente identica. Mahler procede con una velocità veramente vertiginosa quest'opera compositiva, non vuole essere assolutamente disturbato da nessuno, un'estasi quasi mistica nella Natalie lo racconta in molti scritti. Una forza venuta da lontano lo solleva e si paragona a uno strumento musicale che suona lo spirito del mondo, la fonte di ogni esistenza. Convinto che questo paesino sul lago riunisca tutte le qualità necessarie al luogo di vacanza, coglie l'occasione anche per commissionare ad un architetto la costruzione di quello che diventerà la mitica capanna di legno, posta su una piccola penisola vicinissima al lago, nella quale l'isolamento e la tranquillità saranno luogo perfetto in futuro per le sue idee e la sua composizione. L'ora del suo ritorno ad Amburgo però si avvicina, le ferie stanno finendo e non ha ancora deciso, capito cosa comporre per il finale della sinfonia. Per questo finale lui lo intravede già come un'apoteosi. Mahler pensa di seguire quell'esempio, esempio illustre della nona di Beethoven, e quindi di fare una chiusura con la presenza di un grande coro. E lui dice che si è messo, in realtà si metterà anche ad Amburgo, tornando al lavoro, a scorrere tutta la letteratura possibile, partendo dalla Bibbia per trovare quella parola redentrice necessaria per il suo finale, ma non ha trovato niente che gli vada bene. Conclude dunque le sue ferie accontentandosi di aggiungere ai 3 movimenti esistenti un altro Lied intitolato Urlich, ovvero la luce primigenia, che servirà da introduzione al gran finale, quel finale il cui testo e soggetto, ma anche la musica, sono ancora nel mondo delle idee, cioè sostanzialmente non ha ancora abbozzato nulla. In quest'estate del 1893, comunque, dopo 5 anni, il filo che si era spezzato della sua creazione sinfonica è finalmente riannodato e ha dato dei buoni frutti. Capita nell'inverno seguente un evento estremamente significativo e centrale per la storia che stiamo raccontando questa sera. Il 12 febbraio del 1894 muore al Cairo
Il maestro Hans von Bulow al Cairo si era trasferito su consiglio di Strauss perché per rimettersi in salute. Soffriva di moltissimi malanni, un clima più secco, sicuramente si pensava gli avesse fatto bene. Così non è. Il 29 marzo, durante la cerimonia funebre che ha luogo intorno al suo feretro nella chiesa di San Michele ad Amburgo, dopo un mese, il coro intona il corale Risorgere di Friedrich Klopstock, che tutti i fedeli riprendono in modo trionfale. Il testo è rimasto di questo corale, la musica si è persa la traccia, ma Mahler racconta, si è persa la traccia oggi, ma Mahler racconta che l'atmosfera, la circostanza nella quale mi trovavo e i pensieri rivolti all'estinto corrispondevano strettamente a quell'opera che portavo allora in me. Improvvisamente il coro, accompagnato dall'organo, ha intonato il corale di Klopstock, Auf Ersten. Fu come se un lampo mi avesse colpito e tutto apparve chiaro e comprensibile di fronte alla mia anima. Questa emozione, questa occasione, questa situazione in cui si è trovato Mahler, che l'ha vissuto, determinerà la genesi del finale, il grande finale della seconda sinfonia, di cui Mahler annotò i primi abbozzi uscendo sostanzialmente dalla chiesa la sera stessa del funerale. Ma è impegnato in teatro, non ha tempo di dedicarsi e quindi il lavoro di composizione vero e proprio lo porterà a termine l'estate seguente, quando ritornerà sull'Attersee a Steinbach, e lo farà velocissimamente in 3 settimane. Mahler aggiungerà numerosi versi di suo pugno che amplificano e trasformano il pensiero del poeta, come il passo in cui si esprime fiducia nella capacità dell'uomo di modellare il proprio destino. Sulla slide lo leggete: con le ali che io stesso ho conquistato, in un bruciante slancio d'amore, prenderò il volo verso la luce che nessuno sguardo ha penetrato. Morirò per rivivere. Lux lucebit in tenebris. Il 7 giugno arriva a Steinbach finalmente le sue vacanze. Qui vedete anche la foto dell'interno della famosa casetta che si è fatto costruire, che esiste ancora. Fin dal primo giorno si dedica in maniera quasi monastica al lavoro, lavora tutta la mattina, spesso anche l'intera giornata, le sue uniche pause sono per qualche passeggiata in montagna o attorno al lago. Quest'estate ha voluto allontanare l'amica Natalie, è l'unica estate in cui non la vuole intorno. Durante una passeggiata il gracchiare di 2 cornacchie gli fornisce, racconta lui stesso, la frase, lo spunto di cui aveva bisogno per concludere il finale. E in meno di 3 settimane il primo schizzo è belle che è terminato. Il 30 giugno scriverà a 2 amici questa partecipazione molto, molto scherzosa ma significativa. Annuncio la felice venuta al mondo di un sano e vigoroso ultimo movimento della seconda. Padre e figlio sono in condizioni soddisfacenti. Questo ultimo non è ancora fuori pericolo. Riceve al santo battesimo il nome di Lux Lucet in Tenebris. Si richiede una silenziosa simpatia, le corone di fiori saranno gentilmente rifiutate, tutti gli altri regali sono ben accetti. E lo stesso Mahler scriverà che questo finale è veramente grandioso e termina con un coro di cui ha scritto lui stesso il testo. La bozza è completa fino ai minimi dettagli e lo sta stendendo nella partitura definitiva. È un pezzo così ardito e potente, il crescendo finale è estremamente colossale. E arriviamo alla conclusione di questa parte storiografica con le ultime 3 slide prima di passare all'ascolto.
La sinfonia è conclusa, e però, come era già capitato anche con la prima, adesso si pone il problema di eseguirla. Cosa succede? Succede che nel gennaio del 1895, quindi passa un'altra stagione, Mahler e Strauss si accordano in modo da scambiarsi dei favori. Mahler dovrà far rappresentare in teatro ad Amburgo la versione di Strauss di un'opera di Gluck, e Strauss, che lavora con quelli che oggi si chiamano Berliner Philharmoniker, la Filarmonica di Berlino, Strauss si impegna a far eseguire all'interno di un concerto almeno tre movimenti della nuova sinfonia. Mahler, per controllare l'orchestrazione, che non aveva mai potuto ancora sentire e provare, organizza una prova con la sua orchestra al Teatro di Amburgo davanti a un piccolo gruppo di amici e fa tutte le correzioni, le modifiche del caso. Ma per la prima volta si rende conto sensorialmente dell'universo sonoro che ha creato. Dopo 2 mesi, il 4 marzo, finalmente a Berlino, all'interno di un articolato concerto diretto da Strauss, qui vedete le foto, quello con la bacchetta è il giovane Richard Strauss, in alto il Berliner Philharmoniker dell'epoca, e in basso a sinistra trovate invece la locandina di quel evento. Ci sono tanti brani che vengono proposti di diversi compositori: Mendelssohn, Liszt, Chopin, Maria von Weber. E all'interno di questo programma Strauss cede la bacchetta a Mahler, che dirige i primi tre, quelli che oggi conosciamo come i primi tre movimenti della sinfonia. Il successo di pubblico questa volta è considerevole, la sala non è pienissima, ma lo stesso Strauss dirà: questa volta i berlinesi mi hanno veramente stupito. Stupito perché hanno apprezzato un qualcosa di desueto, diciamo così. La critica, però, come era già capitato in passato, per la prima lo martella, diremo, nel senso che si riparla ancora di fracasso, dissonanze, gusto per la bizzarria e mancanza di stile. Ma il nostro Mahler non demorde, e quello stesso anno, grazie soprattutto all'aiuto anche di due mecenati, due finanziatori, amici di Amburgo, organizza a Berlino, a spese sue, con il finanziamento, sempre con la filarmonica, la prima completa esecuzione, con quindi anche il quarto, quinto movimento, solisti e coro. Non si fida però dell'organizzazione, va a Berlino qualche giorno prima, si mette subito a cercare ad esempio una campana che è fondamentale per il finale, come vedremo. Accoglie poi i suoi ospiti, le sorelle, e dice, scrive, racconta questa esperienza. Per la prima volta ieri tutto è diventato suono. La riuscita ha superato largamente le attese. Gli interpreti erano così trasportati e così entusiasti che hanno trovato in loro stessi l'espressione giusta. L'effetto è di una grandezza, di una potenza che superano tutto quello che si è mai sentito. Le vendite del concerto però sono magre, praticamente nulle, e si avvicina al giorno 13, che è il giorno dell'esecuzione. Il buon Mahler, per non avere la sala vuota, decide di regalare i biglietti agli allievi del Conservatorio di Berlino. La sala si riempie dunque, e alla fine della serata, con un pubblico fatto da musicisti, potremmo dire, l'entusiasmo sembra rassicurante, l'entusiasmo del pubblico. Sua sorella Justi racconta a Natalie: ho visto piangere uomini adulti alla fine dell'opera e i giovani si abbracciavano. Ma, come sempre, l'indomani la stampa dei benpensanti gli riserverà ancora giudizi pesanti. Questa volta però la delusione sarà mitigata. Perché? Perché amici, ma non solo, ammiratori, esperti che comunque saranno presenti a quella serata, spenderanno delle parole
importanti nei suoi confronti. Inoltre, quei due mecenati che gli avevano promesso e gli avevano consentito la sovvenzione per le spese di questo concerto, gli promettono ulteriori finanziamenti e almeno in forma di riduzione per due pianoforti la sinfonia viene pubblicata nel breve. Verso la consacrazione, la seconda sinfonia si interseca poi con quella che sarà negli anni a seguire il successo che arriverà attraverso la terza sinfonia che vedremo in un'altra occasione. Ma questa seconda sinfonia si imporrà a poco come la sua opera più rappresentativa e compiuta. Da sottolineare il fatto che è la prima opera di Mahler che supererà nel 1899, quindi praticamente dopo 4 anni dalla sua prima esecuzione, le frontiere del mondo tedesco musicale, quando il direttore belga Dupuy lo inviterà a dirigerla ad un festival a Liegi. Tra la fine del 1900 e l'inizio del 1901 avvengono delle esecuzioni a Monaco e anche lì ci sarà molto scalpore. Dopo il trionfo pressoché unanime della sua terza sinfonia, che avrà un giudizio subito abbastanza positivo da parte di pubblico e critica, nel 1902 Richard Strauss, che è amico di Mahler, coevo di Mahler, ma aveva già più successo di Mahler anche come compositore, da allora era presidente dell'Allgemeine Deutsche Musikverein, deciderà di programmare la seconda sinfonia scegliendo come ambientazione la cattedrale di Basilea. Quel concerto entrerà nella leggenda, lo troviamo recensito veramente in tantissime testimonianze, e la seconda sinfonia da quel momento diventerà la partitura feticcio di Gustav Mahler, che la sceglierà sia nel 1907, quando darà l'addio come direttore all'Opera di Vienna, e poi la porterà nel 1908 negli Stati Uniti a New York e nel 1910 a Parigi come biglietto da visita. Ebbene, abbiamo, spero in maniera interessante, sufficientemente esaustiva, molto velocemente ripercorso quelle che sono questi 6 anni in cui la vis compositiva di Gustav Mahler riprende e ci regala questo monumento sinfonico che adesso andiamo ad approfondire nelle sue parti per capirne l'importanza e la centralità per quanto riguarda la storia della musica. Abbiamo detto che la seconda sinfonia è un viaggio, un lunghissimo viaggio che ci porta dalle regioni oscure dell'essere umano fino a quella luce che, a cui tendiamo nell'aldilà. E partiamo con il primo movimento, quello che Mahler per 5 anni aveva tenuto nel cassetto, come rito funebre. Il primo movimento è il drammatico, ostinato e ripetuto scontro tra due aree tematiche che, non me ne vorranno i musicologi, per semplicità chiamerò energie. Da una parte c'è un'energia iniziale oscura, in do minore, con alcune cellule che si contrappone alla seconda energia luminosa nella lontanissima tonalità di mi maggiore. E immaginate di essere in un luogo buio dove a mano si apre una porta e quindi pian piano quella stanza buia vede una luce e vede quindi un'uscita.
Vediamo quanti sono le componenti di ciascuna energia, così da poterle poi percepire subito dopo con un approfondito e disteso ascolto. E allora qui mi perdonerete, devo fare qualche esempio ultimo prima di poi passare e lasciare tanto spazio all'ascolto. Allora, abbiamo detto che ci sono due zone di energia. La prima zona di energia oscura è abbracciata da un unico pedale che irrompe sulla scena. Cosa vuol dire? La sinfonia inizia con un fortissimo Sol. Siamo nella tonalità di Do minore. Quindi questo Sol è la dominante. Ora, indipendentemente dal fatto che uno sappia o meno che cos'è una dominante, vi basti pensare che ogni cellula musicale che arriverà sarà sospesa su questa nota, sospesa e non appoggiata. Sentiamo questo Sol e sentiamo il suo accordo di Do minore. Su questo Sol irrompono delle vere e proprie frustate, scusate. Ecco, io le ho registrate per comodità come l'altra volta e le ho molto rese veloci e accorciate, attaccate una all'altro. Queste frustate che poi sentiremo nella registrazione di Claudia Abbado hanno questi componenti. Arrivano lasciando trasparire tra l'una e l'altra il pedale di Sol, addirittura con una corona in mezzo, ve ne accorgerete poi con l'ascolto. In secondo luogo, l'indicazione che Mahler dà è 3F, ovvero fortissimo, e scrive selvaggio. Sono scritte per ottave, per i violoncelli e per i contrabbassi che le eseguiscono. Sono dei materiali ascendenti. Cosa vuol dire? Cioè, anche nel momento di questo clima oscuro, di questa energia drammatica, anche nel punto di attacco di questo rito funebre, come inizialmente l'aveva chiamato Mahler, in realtà questi materiali musicali sono verso l'alto, sono ascendenti e le componenti sono due che vi invito a tenere a mente perché questi aspetti li ritroveremo durante tutta la sinfonia. Allora, il primo elemento è una scala sull'accordo di Do minore. E poi un doppio salto di quarta e di quinta. Ecco, questi salti, questi elementi saranno la base di tutta la sinfonia. Ve li faccio riascoltare. Quindi sia a scendere che a salire, questi salti, questa tipologia di suono sarà quello che troveremo durante tutta la sinfonia. Da qui, da queste frustate, partirà un ritmo di marcia insistente, ma oscura, che sembra continuare ad avvitarsi su se stessa, senza andare da nessuna parte, su cui si appoggiano il vero tema iniziale, che anche esso ascendente, il tema iniziale di questa parte di energia scura. Ora vi sembrerà magari un po' complicato questo aspetto, ma ce ne renderemo conto via via che ascolteremo poi la versione orchestrale e quindi tutti i frammenti che andremo ad ascoltare. Abbiamo detto della zona energetica oscura, e invece la seconda zona energetica inizia con un elemento tematico in Mi maggiore, anche lui appoggiato sulla sua dominante, ma andiamo veloci su questo, e anche qui c'è un salto di quarta e poi una scala. Questo è il Mi maggiore con la sua dominante, che è il Si. Thank you.
E questo è l'elemento tematico della luce, che è fatto da una quarta, da un salto di quarta e da una scala che sale. Ebbene, ascoltiamo finalmente l'inizio del primo movimento e come vengono esposte dal nostro Gustav Mahler queste due energie di cui abbiamo così tanto parlato. Buon ascolto. Ecco che finalmente entra la cella motivica. Adesso qui ci sarà una transizione che piano piano ci porta alla zona luminosa. Eccola. Ho lasciato apposta l'attacco successivo, da cui potete capire che, come in un ritornello, che non è un ritornello, ma si ripartirà dall'inizio. Sono passati soltanto 3 minuti dall'inizio della sinfonia, ma abbiamo già delineato tutti gli elementi fondamentali di questo movimento. Il primo movimento contrappone dunque due energie, una oscura senza uscita, il ritmo di marcia fatto dai violoncelli e dai contrabbassi che continuano a girarsi lì in basso come non riuscendo a venirne fuori e fanno questa cosa qua, ed una energia luminosa invece ascendente che punta verso l'alto. In realtà avevamo visto prima che anche nella oscurità c'è comunque un tema che ha una scala verso l'altro. Molto evidente poi è il continuo uso
vi salti di quinta. Perdonate se insisto, ma è importante su questa cosa. Porre la vostra attenzione. Ora, indipendentemente dall'esperienza musicale di ciascuno di noi, questo intervallo a orecchio è quello dei corni naturali, i corni da caccia, per capirci. È un richiamo e sentiremo, come in tutta la sinfonia, sarà pervasa da questo elemento. Ascoltando la sinfonia, poi, si è inoltre sempre colpiti, lo vedremo, dalla vastità dell'orchestrazione. E si potrebbe pensare erroneamente ad un'importante densità e solidità dal punto di vista armonico dell'orchestra. Ma l'estrema modernità del modo di fare di musica di Mahler è invece quello di procedere per linee sovrapposte. Prestando attenzione si sentiranno infatti pochissimi blocchi di accordi, blocchi accordali, ma tantissime linee che camminano una sopra l'altra e sono portatrici a volte di mondi diversi. Ad esempio, quando è arrivato il secondo elemento dell'energia, quello luminoso, i violoncelli e i contrabbassi hanno continuato a muoversi con modalità proveniente dalla prima energia, il permanere dell'oscuro sotto l'elemento che invece apre le braccia al cielo, alla luminosità. Eccoli ancora, i violoncelli e i contrabbassi, e invece l'elemento di luce. E questi due elementi che si fondono uno sopra l'altro in maniera sovrapposta. Ultimo aspetto importante da evidenziare è che questo primo movimento è caratterizzato da una oscillazione, che è un elemento estremamente affascinante ed estremamente proteso in avanti come anche tecnica di composizione. Le due aree tematiche, le due energie di cui abbiamo parlato, oscilleranno nell'arco di tutto il movimento, cioè si alterneranno l'una all'altra e lo faranno per 5 volte, ogni volta aggiungendo elementi interni diversi, prendendo dunque delle strade diverse all'interno del loro clima, ma in qualche modo ponendo in essere sempre una lotta che oscilla come non trovando una via d'uscita. Ascoltiamo ora la seconda delle 5 zone, che sarà anche l'ultima che andiamo ad ascoltare di questo primo movimento. Già abbiamo sentito, come ho lasciato la traccia precedente, che questa zona ricomincia sostanzialmente dall'inizio. Sentiremo che in questo caso a svilupparsi sarà soprattutto l'aspetto luminoso ed effettivamente si comincia a pareggiare l'equilibrio tra la luce e l'oscurità. Buon ascolto. Darò piccole note anche in questo caso durante l'ascolto. E questa volta il tema dell'oscuro parte subito. E compare anche un atteggiamento, diremmo, eroico. Sentite scale che scendono e scale che salgono, una sopra l'altra. Thank you.
il clima si affievolisce e prepara via via la strada a quello che sarà, come già sappiamo, l'elemento luminoso. Piano piano si spegne questo clima oscuro. Ecco che da questo scuro, sempre su una dominante, esce il tema della luce. Si aggiungono le cellule degli oboi, ma soprattutto questo splendido tema del corno inglese, tra poco. Adesso arriva. Eccolo qua. Vi invito a notare la scala che sta facendo l'arpa sotto. Adesso sentirete che a poco però le cose si mischiano, la sensazione di una dissolvenza, una dissolvenza incrociata, e piano piano dal fondo comincia a riemergere il primo campo energetico, quello grave, quello scuro. Che dal basso pian piano prende sempre più vigore, mentre sopra c'è ancora una parvenza di serenità. E tagliare la musica di Mahler è sempre un delitto, no? Perché è un fiume che scorre e quindi non dovremmo mai smettere di ascoltarla, dovremmo aspettare tutto lo sviluppo, ma per noi diventa fondamentale a questo punto andare avanti. Alla terza volta, quindi, avete visto che ho lasciato queste battute per far capire proprio che non c'è un passaggio diretto di ritorno tra la seconda e la prima energia, come era capitato prima, ma c'è quella che abbiamo definito una dissolvenza incrociata. Perché questo? Il motivo è che l'oscuro e il luminoso sono delle regioni che
gerarchie non sono sempre separate nell'essere umano e nemmeno nell'autore. In Mahler, nell'oscuro, c'è anche una tensione verso l'alto, mentre il luminoso tende continuamente a spegnersi e a ritornare al punto di partenza. E simbolo di tutto questo è il materiale continuamente fatto di scale, che vi ho fatto anche un po' notare, che sono, come qualcuno ha definito, la cosiddetta scala di Giacobbe, ovvero la scala che collega la terra al cielo, una scala che continua ad essere percorsa in questa sinfonia, in su e in giù, diverse volte. Scala e salti di quinta, che è un richiamo per qualcosa che scopriremo durante il quinto movimento. Queste oscillazioni tra le due aree continueranno altre tre volte, cinque in totale, abbiamo detto. Il primo movimento quindi pone le basi di una lotta tra queste due energie contrapposte, e questa lotta dovrà attendere ancora un'ora di musica circa a questo punto per trovare la sua soluzione finale. Ma che cosa succede? Adesso ovviamente noi non ascoltiamo, interrompiamo l'ascolto del primo movimento. Che cosa succederà? Beh, innanzitutto ci sono i famosi 5 minuti di silenzio chiesti dall'autore alla fine del primo movimento. Evidentemente è improponibile in qualsiasi sala da concerto, pensate a un direttore, a un'orchestra, fermi, immobili, in silenzio per 5 minuti, che diventano un'eternità. Poi c'è il secondo movimento, che non ascolteremo per ragioni di tempo, ma vi basti pensare che è un brano molto leggero ed idilliaco, un Ländler, che sembra in qualche modo attenuare la tensione, quella drammaticità estrema che abbiamo appena ascoltato nel primo movimento. E andiamo invece a un gioiellino, anzi un grande gioiello all'interno di un grande capolavoro, ovvero il terzo movimento, lo scherzo. È l'orchestrazione del lead La Predica di Sant'Antonio ai Pesci, tratto dai Knaben Wunderhorn Lieder, che Mahler scrive in quegli anni contemporaneamente a questa sinfonia e alle successive. Qual è il senso di questo brano? Non vi leggo l'intero testo del lead, ma la storia è sostanzialmente questa. Sant'Antonio è stufo di predicare a uomini che non lo ascoltano. Allora va davanti al mare e si mette a predicare ai pesci. Ma che cosa succede? Arrivano pesci di tutte le forme e di tutti i colori. Le carpe, i merluzzi, i luci, le anguille, gli storioni, dice veramente tantissimi. Ognuno è diverso, tutti ascoltano e tutti sono attentissimi alle parole del santo. Ma come finisce questa storia? Vi dico solo il finale. Finita la predica, tutti dicono: ma che belle parole. Ma poi ognuno se ne va e i luci rimangono ladri, le anguille fanno sempre l'amore, la predica è piaciuta, ma tutti restano come prima. È una cinica e sarcastica immagine del mondo borghese in cui ciascuno finge di ascoltare qualcosa che tende verso un senso più profondo della vita, ma alla fine ricade nella propria superficialità quotidiana. Mahler, di questo leader, ne fa un immenso capolavoro. Ascolteremo circa 3 minuti, ne dura 10 in realtà. È il continuo ed incessante susseguirsi e frapporsi di elementi diversi. E vi invito ad ascoltare l'inizio, che è come una messa in moto di un motore. Le percussioni si sommano a una fino a quando parte un chiacchiericcio degli archi. Questo perché? Perché di nuovo è un salto e una scala. Sono sempre questi due soliti elementi che caratterizzano, tra le altre cose, la sinfonia. Il salto e la scala. E sopra questo chiacchiericcio degli archi che si crea, compaiono a poco svariati elementi orchestrali.
Ecco la messa in moto. E si parte. Altro elemento, i clarinetti. Passa i flauti. Si riparte con gli archi, però con un ritmo di clarinetti in basso. E l'oboe. Uno sgraziato clarinetto più acuto è la risposta degli archi. E adesso il clarinetto piccolo che graffia. E adesso una cancellatura. Si riparte. Ottavino e clarinetti, nuovo elemento. Irruzione dei legni, fortissimo. Risposta degli archi, diversa ancora. E ritornano i clarinetti. Violenta cancellatura totale. Si passa in maggiore con le viole. Clarinetti e oboi con un altro elemento. Ritornano i flauti e attenzione, cancellatura violentissima e si ritorna al chiacchiericcio. Lo scherzo è una composizione caratterizzata, come abbiamo visto, da un'immensa modernità per via della sua frammentarietà e per la continua sovrapposizione di elementi e chiacchiericcio. Che cosa succede di questo pezzo tra 70 anni? Luciano Berio, vedete la foto, lo collocherà in mezzo alla sua sinfonia, dove sinfonia è intesa nel senso etimologico, ovvero suonare insieme. Berio farà scorrere sotterraneamente questo movimento di Mahler, ma lo graffierà con voci che parlano, voci che cantano, cancellature, musica propria e soprattutto con la sovrapposizione di musica della storia, i grandi compositori, Stravinsky, Beethoven, Ravel, Debussy e altri, fondendo e mescolando insieme il tutto. E qualcuno dice che Mahler, in fondo, con questo moderno scherzo, preannuncia una tecnica che piacerà moltissimo dalla seconda metà del Novecento in poi. Siamo arrivati al quarto movimento, e anche il quarto movimento non lo ascolteremo per ragioni di tempo. E dopo il tormento dell'inizio, la leggerezza dell'Handler del secondo movimento e la danza grottesca
che abbiamo appena ascoltato nello scherzo, l'umanità, per Mahler, si libera dall'incertezza e dal dubbio. Il quarto movimento porterà con sé il primo raggio di luce che brillerà di gloria alla fine della sinfonia. È sempre un lead, canterà un contralto solista, il titolo è Urrichter, ovvero luce primordiale, luce primigenia. Aprirà la strada all'introduzione della voce solista in una sinfonia, una grandissima novità anche questa, introdotta da Gustav Mahler. Vi leggo solo tre righe del testo di questo lead. Io sono venuto da Dio e a Dio voglio tornare. Dio amato ci darà un lumicino che splenderà per me fino all'eterna vita beata. Non lo ascoltiamo, come abbiamo detto, l'abbiamo in realtà sentito tra i Winterhorn Lieder insieme anche alla predica di Sant'Antonio nel pre-collegamento, lo trovate facilmente ovviamente ascoltando la sinfonia. Non lo ascoltiamo perché adesso, in questo ultimo periodo dedicato a questa serata, dobbiamo concentrarci su il grande quinto movimento, che è un caso unico della storia della sinfonia per moltissimi motivi. Innanzitutto, questo quinto movimento dura complessivamente circa 35 minuti e arriva dopo altri 50 minuti di musica. È una vera e propria sinfonia nella sinfonia, ma non tanto per la sua durata, ma in quanto di fatto ricomincia quel percorso di cui abbiamo parlato, dall'oscuro al luminoso, che aveva contraddistinto il primo movimento, lo ricomincia questa volta però per arrivare definitivamente allo sbocco finale, che avverrà ad un certo punto con l'ingresso del coro. E dobbiamo dire che c'è una sorta di sbilanciamento. Allora, voi immaginate di essere il pubblico della prima esecuzione, di vedere che c'è un coro in scena dietro l'orchestra fin dall'inizio, di ascoltare quattro movimenti senza coro, l'ultimo ha avuto la voce del solista, di vedere iniziare dunque il quinto movimento, e sono passati già un'ora praticamente. Beethoven aveva abituato all'uso del coro nell'ultimo movimento con la nona sinfonia, ma Mahler in questa sinfonia fa iniziare questo ultimo movimento con altri 20 minuti di solo orchestra. Quindi mettetevi nei panni del pubblico. Il motivo è semplice, inequivocabile, secondo moltissimi che hanno analizzato anche sugli scritti di Mahler il perché di questa scelta. La resurrezione, che è il tema alla fine, il raggiungimento della luce, va ancora conquistata. I giochi dunque all'inizio di questo quinto movimento non sono ancora fatti. Il grande brano orchestrale ripercorre, come abbiamo detto, tutte le fasi, che sono fasi psichiche, emotive del percorso verso la luminosità, e sarà fatto di slanci, momenti patetici, ripiegamenti, crolli. Nel primo movimento ogni situazione partiva in generale, ma poi crollava, vi ricordate, si spegneva. Nel terzo movimento, l'abbiamo sentito poco fa, c'erano dei continui annullamenti per cancellatura, si veniva costruito dei fraseggi, ma venivano cancellati. Qui la cosa sarà ancor più evidente. E un ultimo elemento importante di spiegazione, è importante evidenziare che la cellula tematica alla base di questo quinto movimento, a ben vedere, è di fatto quella del Dies Irae. Ve la faccio ascoltare. Vi prego di portare ancora un po' di pazienza, perché diventa importante per concludere questa esposizione. Dies Irae, che è l'inizio dell'antica sequenza, no, del rito funebre della Chiesa Cattolica Romana, il movimento verrà dominato da questa cellula e, attenzione, verrà dominato anche dal suo contrario, ovvero dalla cellula opposta, che
gira sulla seconda nota verso l'acuto anziché verso il basso. Vi faccio ascoltare. Questo è il diesire verso il basso. Im, pam. E il suo opposto. Quindi la seconda nota che va in su invece che scendere. Questo perché al tema del diesire con le vocazioni del giorno del giudizio si contrappone l'apertura verso la speranza, verso l'acuto. Sentiamo allora come entra con un vero e proprio squarcio il quinto movimento. Ecco, quell'enorme slancio, quell'enorme boato che abbiamo sentito all'inizio ci dice che adesso non stiamo scherzando più sostanzialmente, siamo finalmente entrati nella sfida finale, nel momento finale di questo grande viaggio. Tuttavia, questo slancio immediatamente, come avete sentito, si spegne e nello spegnersi lo fa da una parte col tremore dei violoncelli e dei contrabbassi, quindi in maniera grave, dall'altra parte sempre con un salto di quinta, che però diventa qualcosa apparentemente dell'area tematica luminosa del primo movimento. Ve lo faccio ascoltare anche questo con un esempio e spero che sia chiaro. Sentiremo ripetutamente molteplici elementi che si slanciano e poi ripiegano su se stessi. Sarà un po' la caratteristica di questo movimento. Numerosi infatti sono i tentativi, diremmo, di alzare le braccia verso il cielo. Ebbene, che cosa segue dopo questa introduzione? Subito dopo segue qualcosa che non ascoltiamo adesso, perché lo ascolteremo poi alla fine. Mahler trasferisce fuori scena alcuni corni e trombe che da lontano fanno, tanto per cambiare, una quinta e una quarta. Questo sarà il richiamo che Mahler mette adesso, ma poi riprenderà alla fine, che chiamerà definitivamente a cantare il coro e ci darà il segnale della svolta finale, definitiva. Ma nel primo episodio successivo, invece, compare e si sviluppa quell'elemento del dies irae, di cui abbiamo parlato poco fa, e sicuramente degno di nota, vi invito a farci attenzione, sarà il timbro meraviglioso del suono che sentiremo, che sembra non essere nessuno strumento, invece la somma all'unisono di un flauto, un oboe e un clarinetto che suonano in un pianissimo estremo. E i grandi musicisti, il grande direttore sa come suona questo timbro che ascoltiamo. Con i passi di un cammino sotto. E adesso la cellula si rovescia e diventa ascendente.
come abbiamo spiegato prima. E adesso la tromba. È come appararsi a un salto, a uno slancio che adesso arriva. Eccolo. E il richiamo, i salti di quinta di cui tanto stiamo parlando. Ci stanno chiamando a qualcosa di importante. Ma attenzione, non è ancora il momento perché ci si ripiega ancora una volta verso la regione scura, verso il grave. E anche questa seconda apertura in qualche modo è fallita. Emerge ora un momento completamente diverso che riproporrà anche in questo caso il contralto verso la fine, il solista. Un elemento patetico, una sorta di lamento caratterizzato da un intervallo minore, da una seconda minore. È l'elemento tipico della di chi si lamenta, infatti nei Lieder Eines Fahrenden Gesellen, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, Mahler aveva già usato questa appoggiatura per il lamento del protagonista che diceva "Ohé, ahimè, ahimè", no? La cellula del lamento. Attenzione che però questa è anche la stessa appoggiatura del Dies Irae. Che si infittirà sempre più cogliendo l'elemento del pathos del Dies Irae, arriverà anche in questo caso a un massimo per poi spegnersi. E ascoltiamo. Ma tutto si rompe e scivola di nuovo nel grave. Possiamo dire che questo scivolare nel grave ogni volta equivale a non riuscire a distaccarsi dalla terra da cui è cominciato questo lunghissimo viaggio, con quelle famose frustate dell'inizio del primo movimento. È come un continuo levare le braccia verso il cielo
non farcela e continuare a ricadere in basso. Dal grido di lamento ascoltato si aprirà adesso ancora l'elemento del diessire, che ritorna questa volta con un corale molto severo fatto dagli ottoni, che via via si sviluppa e arriva ad un nuovo fortissimo. Si abbandona all'estremo grave, la cellula si rovescia, quella che guarda verso l'alto. E adesso ancora la tromba che spinge, spinge sempre più su. Ritroviamo quello slancio, per fare il salto in alto. Eccolo qua. Il solito richiamo, questa volta più vigoroso. E sembravamo avercela fatta, ma implacabilmente, ancora una volta, veniamo tirati verso il basso e incomincia la discesa. Un ultimo grido. E si ritorna nella regione del grave e tutto si spegne di nuovo. Potremmo dire che avevamo pensato di essere arrivati finalmente alle porte del paradiso, ma aver intravisto la luce, ma invece no, lo slancio poderoso c'è stato, ma di nuovo siamo ripiombati nell'oscurità. Ma a questo punto ci stiamo veramente avviando all'apoteosi. Adesso c'è una lunga fase, ascolteremo solo un brevissimo pezzo. Si apre uno squarcio clamoroso e potentissimo con le percussioni, ed è il segnale che definitivamente ha inizio la grande lotta finale definitiva tra forze scure e luminosità. Risentiremo il ritmo puntato e incalzante che aveva dominato il primo movimento, risentiremo ovunque anche le cellule del diessire diminuite, accorciate, allungate, grottesche, fatte dai flauti, dagli ottavini, da tutti gli strumenti. Il tutto sarà caratterizzato da una miriade di linee sovrapposte e in una specie di guerra ciclopica, diremmo, per raggiungere quel territorio ancora lontano che dobbiamo raggiungere, ma che abbiamo in parte già un po' intravisto. Thank you.
È una vera marcia a questo punto. Ascoltate le campane, le famose campane che Mahler aveva cercato per la prima esecuzione a Berlino. E anche qui è un peccato veramente dover tagliare, ma è evidente come la marcia stia pian piano e aprendo e conquistando quei territori inesplorati verso la luce. Tuttavia siamo ancora un po' distanti dalla meta finale. I frammenti del Dies Irae, discendente e ascendente, si sono contrapposti e continuano a lottare tra di loro. Si arriva ad una tensione spaventosa, che sicuramente è l'elemento centrale, il climax del movimento, che finalmente, spegnendosi, però apre una porta luminosa in cui sentiremo finalmente quello che dobbiamo considerare il tema della resurrezione. Che sarà questo? E vediamo come si arriva a questo punto. Elemento di massima tensione e di rottura. Eccolo. Questa è la luce. E sembra che esiste davvero, finalmente. Ma malgrado questa sensazione di sicurezza, ci si richiude di nuovo nella regione gravissima. E ancora una volta tutto si spegne. Ma a questo punto, come abbiamo detto, siamo arrivati finalmente al momento importante, il momento più significativo, quello che ci porta alla conclusione di questa sinfonia e anche di questa serata. Mahler dispone della più grande orchestra possibile, ha trasferito alcuni corni e alcune trombe tra le quinte fuori la scena. L'effetto sonoro che si creerà è stupefacente. Il grande richiamo definitivo verso la luce è giunto. Il canto dell'usignolo, interpretato dal flauto e dall'ottavino, cinguetterà sulle trombe e sui corni e sarà come un'ultima eco della vita terrestre. Questo richiamo chiamerà in scena il coro, un coro a cappella, quel coro che per oltre 60 minuti è stato seduto immobile fermo dietro l'orchestra e che ora, con un triplo piano, un pianissimo, inizia a cantare
e a cantare su quella cellula rovesciata del Dies Irae, quella che va in alto, per capirci, il testo della risurrezione, quel testo che Mahler aveva ascoltato e poi anche ampliato in occasione del funerale del suo grande maestro Hans von Bülow. Risorgerai, si risorgerai mia cenere dopo breve riposo. Vita immortale ti darà chi ti ha chiamato e di nuovo rifiorirai tu che sei stato seminato. Il Signore delle messi avanza e raccoglie con spighe in grandi fasci noi che morimmo. Abbandoniamo adesso la registrazione che abbiamo utilizzato per questa serata, la registrazione dell'orchestra del Festival di Lucerna diretta da Claudio Abbado, per ascoltare ma anche vedere questo momento fondamentale e suggestivo. E lo facciamo con la Simón Bolívar Symphony Orchestra, l'orchestra giovanile del Venezuela. Lo facciamo con il coro nazionale giovanile della Gran Bretagna, diretti da Gustavo Dudamel, nel grande concerto che qualche anno fa, in occasione dei BBC Proms, si è tenuto alla Royal Albert Hall di Londra.
ancora una dozzina di minuti, però questa musica fin troppo bella ha toccato finalmente il tema della luce della resurrezione. Con un ultimo assolo di contralto, O Glaube mein Herz, credi mio cuore, credi, niente hai perduto, tu e solo tuo è ciò che hai ardentemente desiderato. Il dubbio finale si placa e un'esaltata certezza si impadronisce pian piano degli esecutori. Dapprima con imitazioni progressivamente più serrate, poi all'unisono, il tema della resurrezione e le parole liberatrici invadono tutto il coro. Unite nello stesso fervore, le voci proclamano fortissimo: risorgerai, sì, risorgerai. Prima di lasciare la parola all'orchestra, che ripete instancabilmente le prime note del tema in un frastuono trionfale al quale si aggiungono l'organo, il tantam, le campane e conferiscono un fulgore indimenticabile. Ora io vi lascio a questo finale, vi ringrazio per l'attenzione. Lunghissimo è il percorso verso la luce, breve è l'estasi finale. Eterna però è la traccia che la sinfonia, la seconda sinfonia, lascia dentro di noi. Buona serata e buon ascolto del finale.
Bene, grazie a tutti. Romeo, io direi che se vuoi far entrare gli amici per un saluto, possiamo anche salutarci perché la serata è stata lunghissima. Eccoci qua. Ci Ciao. Beh, una bella. sentite? Ciao a Sì, tutti. sentiamo, sentiamo. Ciao, ciao, Ciao ragazzi. anche a Dai, te, dai, dai, Antonio. dai, dai, dai. Scherzi a parte, comunque Dario, complimenti perché tu ti prepari sempre a dovere. La seconda di Mahler è quella che io ho sentito meno, però mi sono non solo documentato, mi sono procurato pure la partitura, ma sono guardata. Quelle quattro cose che io so sulla seconda, tu le hai dette tutte, quindi Ma allora, la cosa che lascia colpito di questa, io lo dico sempre, no? Da uno che ascolta i dischi da una vita, che va ai concerti quando si può, è veramente questo percorso che comunque mantiene una sua logica. Adesso poi stasera non abbiamo ascoltato il secondo e il quarto movimento, che come era capitato l'altra volta, sono poi alla fine anche situazioni un po' più, come dire, di contorno. Di fatto tutta la sinfonia è il primo e l'ultimo movimento, che ha una continuità di questa battaglia tra oscurità e luce. Poi quello che a me lascia sempre, come dire, affascinato è il finale. È banale dirlo, però questo finale a me commuove ogni volta. Cioè, ma che lo ascolto concentrato, che lo ascolto in macchina col telefonino o col CD che sia, e indipendentemente poi anche dal testo, perché poi rendiamoci anche conto che Mahler tratta questo tema della risurrezione da ebreo anche abbastanza laico. Poi si convertirà per forza, dovendo assumere la carica all'opera di Vienna, lo vedremo magari un'altra volta. Però c'è questa visione di un qualcosa che viene dopo di più grande, che non è poi la visione solo ed esclusivamente della dottrina cattolica, insomma. Ed effettivamente, dobbiamo adesso porre come lo sviluppa, porta a delle emozioni. Cioè è difficile che uno non rimanga asettico di fronte a questa tirata finale, che è molto corta, ma tra l'altro su YouTube trovate, l'avevamo usato, mi sembra che quando abbiamo fatto quell'incontro con Luca Pasqua in biblioteca qualche anno fa, c'è un video che si chiama Mahler Entusiasma e fa vedere diversi direttori d'orchestra nel tempo, da Bernstein arrivando a Rattola, Dudamel, ad Abbado, eccetera, eccetera, di come telecamera inquadrata sul direttore, di come c'è proprio questa apoteosi anche da parte dell'esecuzione e degli esecutori. Se avete notato, a me piace molto questa versione di Dudamel, perché primo perché la Royal Albert Hall è un posto fighissimo, cioè veramente una grande sala da concerto meravigliosa. Poi perché c'è tutta questa orchestra giovanile con quello che era il sistema Abreu, quello della Venezuela. E poi, se notate, alla fine c'è la mezzosoprano che si commuove. Se, Che se, però ah. Dario, quella è una scrittura per contralto, non da Sì, lo mezzosoprano. so, lo so, lo so, però in certe occasioni usano anche il mezzosoprano. Sì, lo so che è un contralto. Gli uomini non hanno le chiavette con i sassofoni È o con certo, è certo, i è certo, è certo, è certamente. però è una scrittura da contralto. Sì. E niente, insomma, ci tenevo a. È stato anche per me in questi giorni un modo per raccogliere un po' di idee su questa sinfonia, che necessariamente rispetto a una prima ha tutta poi una parte di evoluzione anche musicale
da spiegare, a volte anche un po' complicato, anche per me è complicato poi rendere l'argomento fruibile. Boh, un esperimento, io spero. Molto spesso quando si fanno queste analisi sugli intervalli, sulle costruzioni melodiche, secondo me è un po', sminuisce un pochettino la grandezza dell'autore, in quanto un'analisi così didascalica, approfondita, fa sembrare che la costruzione di questa composizione o di altre composizioni sia stata fatta a tavolino. Ma io, da quel mediocre musicista che sono, so che non è così. Capita così e poi si fa male. Posso dire una cattiveria, ma cattiveria. Io ho sempre scritto sui diari dei miei allievi: i grandi musicisti fanno male così, quelli mediocri ne stabiliscono le regole. No, vabbè, ma certo, Giuseppe, è chiaro. Aspetta. Cerchiamo di mettere anche i confini, i limiti a quello che sto dicendo io. È ovvio che anch'io faccio analisi del genere. Io oggi la partitura, nonostante sia 200 pagine, me la sono guardata un pochettino della sinfonia. Invece l'altro aspetto è l'aspetto tecnico-strumentale. Alcuni hanno detto che la seconda sinfonia di Mahler è la sinfonia che apre alla dodecafonia. Io no, questo non lo direi, perché non mi sembra affatto vero, già dall'incipit. Non è così. Tuttavia Mahler allarga l'organico degli ottoni. Come vedi, ci sono quattro trombe e quattro tromboni. Perché nella scrittura tradizionale le orchestre sinfoniche hanno tre trombe e tre tromboni. Ma questo cosa comporta? Che se tu vuoi allargare i confini dell'altezza o anche il basso, ti manca una spanna tra l'ultimo strumento della prima sezione e il primo della seconda sezione. Quindi trombe e tromboni. Aggiungendo uno strumento per sezione, viene colmato questo gradino. E già lì è la modernità della scrittura di Mahler. Cioè, lui aveva delle esigenze armoniche dove l'organico classico dell'orchestra non bastava. Guarda, Giuseppe, ti leggo. Scusami. No, ti leggo un pezzettino che è rimasto negli appunti non citati nella presentazione di stasera, perché poi anche sulla parte del periodo storico che ha portato a questa della sua vita, no, di quei sei anni che abbiamo cercato di raccontare, gli incontri, si potrebbe parlare veramente ore. A me a volte piace più quello che l'analisi della composizione, perché non sono neanche in grado di poterla fare a sufficienza. Allora lui a un certo punto scrive a proposito dell'architettura di questa sua sinfonia, scrive a una sua giovane amica di Budapest, lui aveva già lasciato Budapest, e scrive questa cosa, no? Parlando appunto della sviluppa la concezione secondo cui la musica della nuova era, lui dice, che è cominciata con Beethoven, deve ormai esprimere i conflitti interiori, la natura che circonda e l'affetto che essa su di noi ha, l'ironia e le idee poetiche. E va bene, poi dice, per ottenere questo, il compositore moderno è obbligato a rincorrere a un apparato sonoro sempre più complesso per tre ragioni. La prima, primo perché siamo costretti, per preservarci dalle false interpretazioni, ad affidare i numerosi colori del nostro arcobaleno orchestrale a diverse tavolozze. Secondo, perché il nostro occhio impara a discernere nell'arcobaleno colori sempre più numerosi, in modulazioni sempre più belle e delicate.
terzo, e questo è un po' più ironico, perché per farci sentire da molti ascoltatori in sale e teatri immensi, ci tocca fare un gran baccano. E ovviamente la chiusa è scherzosa, però già lui si pone questo problema, e come compositore moderno, ricordiamoci sempre che lui dirà il mio tempo verrà, no? Perché come compositore l'abbiamo anche detto oggi, cioè tutti gli riconoscono di essere un genio come direttore, i Brahms, i Bulow, tutta questa gente, ma nessuno all'inizio e per un bel po' di tempo lo considera un compositore. Lo stesso Strauss, che gli fa da amico, spesso e volentieri, tra virgolette, un po' lo boicotta su questo aspetto. E nel momento però in cui lui dice queste cose, no? Primo, perché siamo costretti, per preservarci dalle false interpretazioni, ad affidare i numerosi colori, quindi sta parlando di scelte sonore, no? All'interno dell'orchestra, del nostro arcobaleno a diverse tavolozze. Secondo, perché il nostro occhio impara a discernere nell'arcobaleno colori sempre più numerosi, in modulazioni sempre più belle e delicate. Cioè, queste due frasi qua, secondo me, sono l'estetica di Mahler, poi sostanzialmente. Cioè, questa ricerca infinita del... Clara, ciao, dimmi. Sì, no, sono anche la risposta alle critiche mosse a Mahler rispetto all'orchestrazione possente, ad un organico orchestrale sempre più numeroso. Adesso io non sono sicuramente un tecnico come lo siete voi, però ho letto qualcosa. È stato spesso usato questa, la critica dell'organico orchestrale potenziato, attribuendo a Mahler di fatto una ottima strategia musicale, cioè quella di andare a compensare la pochezza nella forma e il pupurri, qualcuno così l'ha definito, il pupurri di contenuti. Di certo la critica non aveva analizzato quello che Mahler ben poi ha esplicitato nello scritto che tu hai prima letto, quindi la coerenza tra la sua idea e il suo impulso forte di esprimersi e di esprimersi verso il trascendente in questa sinfonia, quindi questo forte impulso che aveva bisogno di un forte organico di supporto orchestrale, e l'organico orchestrale e la coerenza tra le varie sezioni, tra i vari movimenti. Ecco, molto apprezzato, anche se lunga, la tua narrazione, proprio perché non ha interrotto una narrazione che doveva essere unica e che per avere un senso doveva essere letta dall'inizio alla fine tutta ad un colpo. Quindi io direi che anche il tuo modo di raccontare e di narrare ha la sua coerenza. Ecco, niente, volevo solo dire questo, spinta dalle provocazioni. Grazie. No, ma io dice provocazioni. Sì, no, provocazioni, Giuseppe. No, provocazioni benevole, provocazioni certo. Diciamo intellettuali, ma dico, utilizzo una parolaccia, ecco. Ma Giuseppe, poi un'altra cosa di quello che dicevi tu, pienamente d'accordo, allora è evidente che non si può ridurre, io poi lo ripeto sempre, lo dico da profano, da questo punto di vista davvero profano, non si può ridurre tutta l'analisi della partitura sulla matematica, no? Ed effettivamente un racconto come ho fatto e come faccio si ferma a quel livello il più semplice possibile, perché tendo a capirlo anch'io in questa maniera, non addentrandomi in aspetti armonici e quant'altro di cui non sono competente, non ho esperienza, ma per dire che poi sì, ci sono i salti di quinta, l'altra volta parlavamo dei salti di quarta, questa volta abbiamo tanto centrato su questa cellula del dies irae, no? Che vuol dire che poi però la matematica c'è, tu mi insegni, l'hai detto prima, che poi
Io ho sempre lottato con, ormai compianto, mio padre, professore di matematica e fisica. No, ma Scusate, Giuseppe, però ma tu mi insegni, scusa, tu mi insegni che partendo da due o tre cellule musicali, applicando le regole, uno scrive 2 ore di musica, perché poi alla fine ci sono delle regole formali, no, che ti portano a fare degli sviluppi. Sì, poi se sei un genio, se sei un genio, quelle regole, parti da quelle regole e... Guardate, dice ancora lui, no? Talvolta all'insaputa di se stessi e attraverso un'ispirazione venuta da un altro luogo si costruisce qualcosa che non si comprende più, una volta che l'opera è venuta al mondo. Cioè lui era un personaggio estremamente complesso anche nel pensiero, eh? E alla fine lo trasmuta tutto trasporta tutto nella sua Dice musica. Marco, deve dirlo tu. No, dico, a dimostrazione del fatto che non è stata scritta a tavolino Esatto. e che quindi anche lui non si aspettava probabilmente. Sì, però non è stata scritta a tavolino. Questa è stata scritta, l'abbiamo detto, no? Praticamente lui ha cominciato il primo movimento nell'88, la finisce nel 94, dice queste cose, perché questi estratti che sono peraltro raccolti da Natalie Bauer-Lechner, no? La sua amica che confidente, che ha raccolto tantissimo e tanti sono nei suoi scritti, però ti dimostra che alla fine lui si è trovato con qualcosa di non scritto a tavolino, ma che ha una coerenza incredibile, anche dal punto di vista formale. Cioè, questo è poi la quadratura del cerchio, no? Cioè, tu dici. Dario, scusami, Vuoi? io adesso è inutile che ripeto quello che abbiamo detto altre volte. Infatti, io scherzosamente dico: è sopravvissuto alla mortalità infantile, all'infanticidio, a 2 anni lo dovevano isolare in isola di Pagliari. Il danno che ha fatto alle leve dei musicisti è stato immenso. Era un genio, era un genio. Cioè, genio non è commensurabile, può misurare l'altezza, massa, eccetera, eccetera. Ragione per cui io, perché le analisi tecniche lasciano un po' il tempo che trovano, perché nella costruzione di una composizione, ora Mahler suonava il pianoforte, ma facciamo che suonasse la chitarra, il flauto, il contrabbasso, quello che vuoi tu. Quando ci si mette davanti a un foglio bianco, un pentagrammato, questi calcoli cominciano ad essere molto meno frequenti. Magari li pensi, magari li tiri fuori, però poi come dire, il cuore se ne va dove se ne va. Ma secondo me la presentazione di Dario a me personalmente è piaciuta perché ti dà la prima impressione che sia articolata, contieni richiami, contieni cellule, intrecci, antitesi, ma più vai avanti, più ti rendi conto di quanto sia, non dico onesto, ma quasi trasparente Mahler, nel senso che laddove trovo più artificiosità in realtà si innesca una naturalezza assoluta, cioè quello che Dario alla fine ha dovuto elencare per un'ora a livello di parole, mano a mano l'orecchio ti diceva, ma c'è, qu quasi le parole letteralmente devono sparire, e secondo me è questa la bellezza di Mahler, cioè si sente il dialogo che anche, anzi a maggior ragione sapendo a distanza di anni addirittura, egli ha avuto con se stesso in una maniera stupefacente, e ogni nota parla a sé e parla al pubblico, anche quando diceva, sentite questa cellula adesso, non solo col crescendo che diceva, beh, ok, stiamo arrivando alla soluzione, quindi no, ma anche solo con il ribadire, ripetere, rafforzare. E a volte è una... Cioè a me veramente la cosa che ha colpito tanto è, per
cellule che in realtà sono quasi astratte, quasi simboli, perché ripeto un gruppo di note, lo ripeto molte volte, quasi esageratamente, e dici, beh, quasi come scrivere tante volte una parola, e invece poi il concetto si realizza. Per questo, secondo me, a me è piaciuta in questo senso il percorso che ha fatto Dario. Ma comunque tu l'hai detto giusta, ma è trasparente, è chiaro che... Ma l'abbiamo, ragazzi, è l'abbiamo detto. Cosa. Vi sì. Ricordate, se andate a rivedere la puntata, l'incontro del mese scorso, abbiamo aperto la prima slide, abbiamo aperto dicendo, riportando una sua frase, dove dice, ma la ridico a memoria perché non ce l'ho qua sotto mano, lui dice, ma tutti dicono che io sono complesso, no? Tutti dicono che io scrivo difficile, tutti dicono che non si capisce un tubo di quello che faccio, in realtà è la mia semplicità che porta a questa scrittura. Allora, ci sta un po' di ridondanza, poi anche di autocompiacimento, perché poi anche lui era un personaggio che gli piaceva essere spesso in questo modo. Però, esatto, però, sì, però è quello che poi stai dicendo anche tu, no, Romeo. Alla fine, la difficoltà di approccio alla sua musica e proprio sta a fare un salto di pensiero, cioè una musica che tu ti devi mettere ad ascoltare in maniera concentrata e a quel punto, superato quell'attimo, poi fluisce anche io, ne ho par trattato in questo periodo anche in altri contesti, fluisce anche attraverso il meccanismo della distrazione durante l'ascolto, no? Perché alla fine ti riporta comunque a casa rispetto a dei pensieri e rispetto anche a una coerenza di quello che poi la composizione dice. È esercizio di ascolto, ecco, non a caso non è un compositore che ancora oggi viene ritenuto tra quelli meno mainstream, ed è difficile parlare al pubblico, al grande pubblico di questo compositore, quando invece all'interno di questo artista c'è tanta emozione, c'è anche tanto aspetto empatico della sua musica. Ma è un esempio, e lì è stato complice Luchino Visconti, è l'adagietto famoso, no? che tutti hanno ascoltato almeno una volta. Ma quanti ce ne sono, però, cioè, ma quanti ce ne sono dentro nelle sue sinfonie? Ma se andate ad ascoltare anche i leader, io sto obbligando Romeo a metterli all'inizio di queste, nella mezz'ora, ecco, ma c'è dentro, sono cose veramente popolari, veramente fruibili, ma con dentro tanta cultura, con dentro tanta musica, tanto pensiero. E quindi, vabbè, continuiamo su questa strada, ragazzi, cioè c'è un compositore che ci piace. Comunque, posso condividere un altro pensiero che mi è venuto parallelo? Secondo me, prego. Hai una dimostrazione, perché continua a chiedermi perché diavolo non riuscissero a capirlo, no? Beh, ci sta. E una risposta mi balena quando penso, però come direttore lo apprezzavano. E quando hai citato appunto che riuscì a spiegare un po', a disvelare l'opera di Mozart, se ci pensiamo è come se avesse applicato quello che noi oggi stiamo finalmente andando a studiare letteralmente a quel che lui ascoltava. E questa è la totalità di Mahler. Cioè, probabilmente la sua direzione era apprezzata perché aveva questo germe di artificiosità, simbolismo, unito però ad un orecchio che è un flusso che segue la musica, che si contrappone, per esempio, hai citato Berio, ma diciamo poi a tutto quello che è il filone novecentesco veramente artificioso, cioè che poi quasi un po' ne fa il suo manifesto. Tra l'altro, ovviamente, scusate, 5 minuti di silenzio, no, non posso non pensare a 4:33 di John Cage, ed è l'esempio, secondo me, calzante. Cioè, in realtà lui l'ha fatto, però in testa Mahler non aveva in mente... adesso devo cercare di dire la musica come non musica perché almeno vi faccio ascoltare voi stessi. Cioè, no, Mahler l'ha fatto per quel che provava e l'ha fregato almeno 50 anni prima.
è questa la bellezza. Sono venuti in mente questi pensieri? Penso sia una risposta, spero. Quando era direttore dirigeva cose consolidate. E la novità... Non solo, Giuseppe, non solo. Allora, guardate, c'è una... Allora, dico ancora due cose, perché poi ovviamente in queste settimane, anche per preparare questi lavoracci, perché sono dei lavoracci, dico, mettere giù le slide e tutto, mi diverto, però porta via un bel tempo, è materiale che rimane. E sono andato ovviamente un po' a rileggermi, a ricercare gli appunti, i libri, eccetera. Allora, due cose mi vengono in mente. Uno, a 28 anni, questo qua ha 28 anni, e ha già fatto 6 o 7 anni di direzione, dove dal teatro piccolissimo, passando per le varie cittadine dell'impero, arrivando in Germania, Lipsia, Budapest e quel che sia, ogni santa sera, questo è un spettacolo. Spesso sul repertorio, molto ancora più frequentemente anche con opere nuove, cioè c'è sul libro questo che ho qua, di che ho anche consigliato, che è questo, tra l'altro ho rubato le immagini per tutta la copertina, è quello di, si chiama Gustav Mahler, La vita e le opere, di Henry Louis de Lagrange è il più grande studioso che ha dedicato una vita sostanzialmente a Mahler, ha scritto, e c'è solo in inglese peraltro, questa è una riduzione italiana, ma lui ha fatto tomi e tomi di libri, andando a sviscerare Mahler anche a quando andava a comprare il pane, per capirci, per non dire altro. Ecco, c'è tutta anche l'elenco, e la cronistoria, perché poi lui l'ha recuperato dei vari teatri, no, dove ha lavorato, delle opere messe in scena, del lavoro fatto, ma c'è un lavoro incredibile anche di prime esecuzioni. Ad esempio, lui è quello che ha portato nell'impero asburgico, ha portato Cavalleria Rusticana del buon Pietro Mascagni. È quello che si l'ha scritta lui. Sì, è vero che l'ha scritta lui, e questo l'avevamo fatto presentando l'opera con la banda, raccontai anche questi aneddoti. Questo non lo so, però. Eccetera, 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 no? Cioè, lui, gli stava sulle scatole Leoncavallo, gli stava sulle scatole. Poi parlavo l'altro giorno con Giosuè Ceriani, il dottor Giosuè Ceriani, che probabilmente ci ha anche guardato stasera. Lui è un esperto di opera, come sapete, e tra l'altro sta approfondendo, e probabilmente un futuro farà una serata con lui su Toscanini. Toscanini invece odiava profondamente Mahler, ma lo odiava come direttore e poi come compositore, e più o meno sono della stessa età, più o meno. Questo è un altro aspetto. Altra cosa, e concludo, sempre approfondendo questa carriera giovane, da ventenne, da tra i 20 e i 30 anni, lui scrive sinfonie, perché adesso stasera siamo arrivati alla seconda sinfonia, ma non dirige sinfonie, o meglio, comincia a dirigere sinfonie in pubblico quando, come ho raccontato stasera, comincia ad avvicinarsi ad Amburgo, a Bulow, che era già anziano, gli passa la bacchetta, perché lui gli facevano dirigere, e lui lo dice che è una galera la vita del teatro, lo dice spesso e sempre, ma il suo mestiere è quello dell'operista, del direttore d'opera. Ancora oggi c'è una distinzione tra i grandi direttori d'opera e tra i grandi direttori sinfonici, no? Poi ci sono quelli che sono capaci di fare tutto, però lui, se ci pensate, scrive queste prime due sinfonie, almeno, diciamo anche la terza, lavorando sul materiale operistico,
E lui, c'è un passaggio, adesso non vado a prendervelo, c'è un passaggio dove lui dice, ma io vorrei veramente dedicarmi al sinfonismo, che sente più suo, e invece sono costretto a dedicare le mie giornate con le prove in teatro, eccetera. Poi era un maniaco, cioè maniacale, diciamo, nel lavoro. Lui perché diventa un grande direttore? Viene da una parte molto contestato, perché fa un po' di pulizia rispetto alle stratificazioni che spesso nella direzione d'opera, nell'esecuzione delle opere avvengono anche oggi, no? La tradizione cambia i tempi di esecuzione, lui è spesso in guerra con i cantanti, è spesso in guerra con gli stessi orchestrali, cioè ci sono racconti dove lui si butta in mezzo all'orchestra, prende in mano la mazza della gran cassa e spiega a quello che al percussionista come fare. Cioè era un tipo mica tanto registrato da questo punto di vista. Dall'altra parte c'è tutta una parte di pubblico e anche di suoi, come dire, colleghi che intravedono invece una freschezza interpretativa che gli fa arrivare adesso, poi dopo Amburgo finisce all'Opera di Vienna, cioè fine. Dopo lì all'Opera di Vienna va anche dai Wiener Philharmoniker e si inventa di rifare l'orchestrazione di alcune sinfonie di Beethoven. Cioè, rendetevi conto che in quel periodo cosa poteva vuol dire in Germania, nel mondo tedesco, in Austria, in Germania, toccare un totem come Beethoven. Non a caso lui, durante gli studi, lui è un Bruckneriano, no? Cioè Brahms gli boccia il suo primo lead e gli stronca un po' la carriera da compositore ventenne, perché non era suo allievo, ma era allievo di Bruckner. Tra Brahms e Bruckner c'era una visione del mondo musicale diversa, no? Salvo poi l'episodio che ho raccontato oggi. Diventa un grandissimo interprete di Wagner, ma Cosima Wagner, la moglie di Wagner, nonché la moglie di Bulow, nonché la figlia di Liszt, perché poi lì è incredibile l'intreccio anche di persone che si conoscono e vivono insieme, che sono dei geni. Questa te la dovrebbe dire lunga. Però. Esatto, questa te la dovrebbe veramente dire lunga. Lui non dirige a Bayreuth perché è ebreo e non lo voglio, perché non è tedesco. Allora, senza andare sul solito tema che a me non piace, proprio sminuire tutto su quello, però c'è un racconto di vita, cioè lui alla fine è un genio, ma nel mondo tedesco, nel mondo austriaco, fino a quando arriva all'Opera di Vienna, tra parentesi si converte, è comunque uno bravo, ma stai lì, cioè Richard Strauss è un amico, ma non è che lo facilita proprio, diciamo così, ecco. Aveva le mazze da baseball, ma gliele ha quasi tirate contro. Guardate, io ho tirato, e poi concludiamo che è mezzanotte, se volete, ho tirato fuori tra i miei libri, ho una storia della musica della... aspettate che adesso non la vedo da qua, la storia della musica, quella della UTET, che è stata pubblicata negli anni, le prime edizioni sono degli anni 60, è un cimelio recuperato che mi piace avere, non è citato, non c'è, non esiste, non è citato. Guarda, Dario, ce l'ho di là. Vado a guardare appena ci lasciamo. Non è citato, non c'è. Bruciala. Non se ne parla, no? Non se ne parla. Dario, scusami, il problema della... quello dice, quello fa, quello pensa, eccetera. Se faccio un esempio non banale, però quando fu presentato il manoscritto del Gattopardo, e Elio Vittorini gliel'ha bocciato, gli ha detto che era retro,
quello, se non fosse stato per Bassani, pensa, uno dice, penso che quel libro non sarebbe mai stato pubblicato, perché nel mondo dell'arte, la maggior parte di artisti sono Ma così. sai, Cioè, Giuseppe. la musica di Mahler, io non credo che ci sia un appunto da fare. È epico, nostalgico, ha tutto. Ha anche quel pizzico di crepuscolare, se vogliamo. Cioè, uno che scrive in quel modo, come può dirigere? Bene, non abbiamo registrazione, non abbiamo niente, però come fai a pensare che questo avesse dei problemi a dirigere, quindi apprezzato qui, odiato lì o contrastato? Sono luoghi comuni della vita quotidiana. Certo. Ragazzi, dai, grazie per la Buonasera. chiacchierata. Romeo, vedi come è venuto Buonanotte. il video di YouTube? No, Eh? qui chi Io scende? no, Se ma è muore, già. sì, 5, 5, Se 80 euro a testa. prendo la multa facciamo 80 euro a testa. Vabbè, ma c'è Ah, va rientro. bene. Tanto Se c'è. ne va lui mi toglie la luce, Tra io. l'altro c'è la testimonianza video, quindi vi posso anche ricattare che siete in due non Ricattarmi. conviventi. Sì, Vai, sì. vai, allora dormo qua. Allora dormo qua. Ragazzi, Romeo.